Questa mattina a Palazzo Balbi a Venezia la firma del protocollo d'intesa tra istituzioni per contrastare il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in A margine dell'incontro, il governatore del Veneto Luca Zaia si è lasciato andare ad un duro sfogo dopo il flop del Consiglio dei Ministri che si è svolto ieri in tarda serata e che avrebbe dovuto sbloccare l'iter per l'autonomia. Se la cosa si conferma, non sono io preso in giro, ma tutti i veneti, i lombardi, in Emilia-Romagna e tutti quelli che chiedono l'autonomia. Dall'altro mi chiedo anche, sinceramente, qual è l'alternativa? Cioè mi chiedo se i 5 Stelle hanno oggi un'alternativa, perché sento sempre dire che non va bene il progetto, ma ancora non si è capito qual è il progetto che loro hanno in testa. Probabilmente non ce l'hanno proprio. No, il vero problema è che i 5 Stelle la criticano, ma non hanno mai prodotto la loro idea di autonomia, e questo è imbarazzante. È vero che questo anno, il 2019, nel bene o nel male, sarà segnato dall'autonomia. Se qualcuno non ha capito che direzione ha preso la storia, lo capirà dal popolo, dalle piazze, da tutti. Vogliamo l'autonomia per cui i veneti hanno votato, ma va fatta bene, ha ribadito in una nota Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Giustizia della Camera sul tema. I veneti fanno bene ad essere impazienti. L'autonomia regionale è un tema fondamentale che è stata troppo a lungo tenuta in ostaggio per questioni squisitamente elettorali. Più diretta la replica del sottosegretario alla pubblica amministrazione Mattia Fantinati del Movimento 5 Stelle. È Zaia che prende in giro i veneti, lombardi ed emiliani sull'autonomia, non certo il Movimento 5 Stelle, che farà la riforma che i cittadini hanno aspettato per 30 anni, mentre la Lega, che allora governava con Berlusconi, faceva solo chiacchiere. Ora basta, si cerca pretestuosamente di imputare a noi uno stallo che è tutto politico.